Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Oggi vi spiegherò come cambiare la password Wi-Fi ad uno Zexel. Questo è un video focus, in realtà ho tutto quanto già spoilerato all'interno del video che mostra la panoramica dello Zexel. Adesso invece ci concentriamo esattamente su questa funzione del Wi-Fi. Allora, innanzitutto, per poter controllare qual è la propria il proprio indirizzo IP del modem, basta cliccare Alt clic sulla connessione Wi-Fi e prendere nota del router, altrimenti digitare da prompt dei comandi di Windows il comando ipconfig, prendere nota del gateway che dovrebbe essere in questo caso sempre uguale a 192.168.1.1 ed entrare nella GUI, ovvero nell'interfaccia del modem. Ho un po' di tab aperti, li chiudo per pulizia, li riapro immediatamente. 192.168.1.1, nome utente e password del modem. Come fare? Allora, impostazioni di rete, wireless, questo è il percorso. Qui vi dà la possibilità lo Zexel di scegliere tra la 2,4 e la 5 GHz. Con questo sistema c'è la possibilità anche di separare le due reti e si dà la possibilità anche eventualmente di disabilitare la 2,4 in modo da andare sempre in 5 GHz oppure abilitare tutte e due. Cosa si fa in questo caso? Questo è il nome del SID, io l'ho creato il nome di una rete in modo tale da poterla differenziare dall'altra, come vedete qui la 2,4 e qui sotto la 5 GHz, e in basso si cambia la password del Wi-Fi. Si potrebbe anche pensare di scrivere genera password automaticamente in modo tale che, vedete, si ha la possibilità di averne una personalizzata ogni volta che noi accediamo alla rete, altrimenti posso in questo momento utilizzare una password differente del tipo test Francesco. Nel momento in cui clicco su applica, posso tranquillamente riscoprire, scusatemi, ricreare la password. Lo stesso procedimento ovviamente si fa per la Wi-Fi a 5 GHz. Basta selezionare la Wi-Fi a 5 GHz. Questa è la mia password e purtroppo la dovrò oscurare perché è comparsa nel video. Comunque basta pigiare genera password automaticamente se se ne vuole un'altra. Altrimenti, se non se ne vuole un'altra, basterebbe semplicemente inserire una password, in questo caso test Francesco da capo. Ecco, questo è il modo quindi per scoprire qual è la password Wi-Fi presente nel sistema, cambiare la password Wi-Fi e abilitare due differenti SID in modo tale da agganciarsi in maniera, diciamo così, cosciente, sia o la 2,4 o la 5. Perché dico in maniera cosciente? Perché questo Zexel ha il band steering qui, connettività domestica, ha la possibilità quindi di poter permettere ad un utente di agganciarsi così come lo ritiene più opportuno lo Zexel a una piuttosto che a un'altra banda. In questo caso, vedete, tali soglie vengono stabilite attraverso il margine di rumore, l'SNR, e quindi sostanzialmente avremo che a seconda della potenza dei decibel del segnale di rumore, lui si sposterà piuttosto sulla 1, sulla 2,4 che sulla 5 GHz. Un'altra operazione da effettuare è possibile cambiare e abilitare o disabilitare la wireless degli ospiti. Nella sezione wireless basta andare in rete ospiti. E come guardate, possiamo personalizzare una di queste reti qualsiasi. Io, per esempio, questa l'ho personalizzata, l'ho chiamata ospite perché ho cliccato su modifica, status abilitato o disabilitato. Il nome del SID l'ho inserito come ospiti, non ho messo nessuna banda massima o minima, scusate, nessuna banda massima in upload e ho dato una password standard che è test Francesco. Nel momento in cui voglio abilitarla, faccio così e clicco su abilita, scusatemi, ok, altrimenti la lascio disabilitata e ripremo su ok. In questo caso cancella perché ce l'avevo già disabilitata. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Nel caso mettete un like, potete condividerlo tranquillamente e iscrivervi nel mio canale. Ciao a tutti, alla prossima!